sono Alfio Nicolosi, chef del ristorante Sui Generis a Saronno. Abbiamo aperto il 26 febbraio 2023, quindi è un ristorante di nuova apertura. Il mio percorso che mi ha portato fin qui oggi è iniziato da tutt'altro mondo. Sono infatti laureato in scienze dell'organizzazione. Poi un bel giorno un fulmine mi ha colpito e ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Alta Cucina. E poi c'è stato tutto un percorso di stage e lavoro in ristoranti di alta cucina principalmente. E ora ho deciso di mettermi in proprio e di aprire il mio ristorante. Più che filosofia di cucina, io direi filosofia dell'intero progetto, perché appunto è la filosofia che racchiude l'insieme di cucina, sala e tutto il resto che c'è all'interno di un ristorante. Quindi al momento la mia cucina va a toccare tecniche, ingredienti, caratteristiche della cucina e del mondo. Per quanto riguarda lo spazio, quindi tecniche del mondo, ma anche piatti rivisitati della tradizione e riadattati al tempo presente, sempre con uno sguardo comunque verso il futuro. La mia cucina ideale è quella che sono riuscito a realizzare grazie a fornitori, designer e grazie comunque a Gico, che si è adattata alle mie richieste, e inizialmente erano comunque abbastanza esigenti perché gli spazi non sono grandissimi e quindi abbiamo dovuto studiare un monoblocco completo per gli spazi che avevamo a disposizione. Quindi è perfetta così come l'ho realizzata. È costituita da principalmente le due zone induzioni, che per me erano fondamentali e quindi occupano gran parte del monoblocco, ma poi l'ho divisa in base alle preparazioni, in base alle lavorazioni che io compio all'interno della mia cucina. Quindi da un lato troviamo bollitore e un runner che utilizziamo principalmente per il servizio, dall'altro lato abbiamo una piastra e una friggitrice, il tutto in misure appunto adatte al numero di coperti che io realizzo, che sono un massimo di 24 coperti all'interno del mio ristorante. Quindi abbiamo cercato di far stare tutti questi elementi proporzionati alle preparazioni che realizzo e al numero di coperti, quindi siamo proprio andati a disegnarla su misura completamente. Le tecnologie sono ad oggi fondamentali per migliorare la precisione, per migliorare le tempistiche, che all'interno di una cucina professionale sono fondamentali. Per quanto riguarda ad esempio il runner, che ho fortemente voluto a monoblocco, mi aiuta in determinate preparazioni a tenere carne o pesce in base, ma anche vegetali, ad una temperatura pronta all'utilizzo. L'elemento imprescindibile è la risorsa umana, è il personale, perché tutto ciò che io penso e può essere attuato e può essere realizzato solo grazie ai ragazzi che lavorano con me, che si sacrificano per me, che lavorano con me credendo in me e nel mio progetto. Quindi in primis, senza di loro nulla sarebbe possibile. L'attrezzatura che uso di più in cucina è la piastra di induzione. Il mio monoblocco ha due grandi piastre ad induzione tutto campo e sono molto performanti, sono molto potenti, sono forti e precise. E per me è un elemento imprescindibile per le cotture, per qualsiasi altro tipo di preparazione.
I vantaggi di una monoblocco sono in primis l'estetica. Io ho una cucina completamente a vista sulla sala e quindi volevo che la cucina facesse parte quasi dell'arredamento e quindi diventa un elemento di design per l'ospite che viene a trovarci. Il monoblocco è fondamentale in una cucina delle mie dimensioni perché riesco ad unire tutto quello che mi serve in un unico spazio. Ho scelto Gico perché ho visitato l'azienda Gico, ho visto la produzione Gico, ho toccato con mano prima di scegliere Gico e ho reputato fosse la miglior scelta.